Barbara ha il diritto di sedurci e la fortuna di essere arrivate per prime non deve togliere alle altre il diritto che tutte giustamente rivendicano di aspirare al nostro cuore. Per quanti obblighi io abbia preso, l'amore che ho per una donna non induce assolutamente l'anima mia ad essere ingiusta verso le altre. Conservo occhi per vedere i meriti di tutte e concedo a ciascuna quelle attestazioni e quei tributi che la natura rende doverosi. Come che sia, io non posso negare di concedere il mio amore a ciò che mi par degno di essere amato. Se avessi 10.000 cuori e un bel volto me li chiedesse, io glieli darei tutti. Le simpatie nascenti, in definitiva, hanno un fascino inesplicabile e tutto il bello della passione è nei suoi mutamenti. Estremo è il piacere che si prova nell'asservire con infinite attestazioni il cuore di una bella giovane, nel combattere con ogni ardore, con sospiri, con pianti, con il cuore di un'anima che cede le armi a fatica, nel superare gli scrupoli di cui essa si onora, nel vincere a poco le resistenze che essa ci oppone e condurla dolcemente là dove vogliamo che giunga. Ma una volta che la conquista è fatta, non c'è più nulla né da dire né da volere. Tutto il bello della passione se n'è fuggito via e nella tranquillità di questo amore finiamo per addormentarci. Finché un nuovo oggetto non viene a risvegliare il nostro desiderio. Niente è così bello come il trionfare sulla resistenza di una bella personcina. Io sono come i conquistatori che volano perennemente di vittoria in vittoria. Io ho un cuore che può amare il mondo intero e come Alessandro Magno vorrei che ci fossero altri mondi per poter estendere le mie conquiste amorose. Questo era un monologo dal Don Giovanni di Molière. Don Giovanni di Molière, che al laboratorio teatrale abbiamo fatto 2 anni fa e con cui abbiamo vinto il concorso di inventari superiori qui a Brescia. E appunto, io mi presento, sono Davide di Quinta B. Io sono Federico di Quinta I. E siamo ormai 2 dei veterani di questo laboratorio teatrale, l'abbiamo iniziato ormai anni e anni fa. E 2 parole sul laboratorio teatrale, appunto, cercando di non stufarvi. Il laboratorio teatrale è un'occasione per fare un po' di teatro tutti insieme. È un laboratorio di circa 40 ore, diciamo, che prosegue, che si svolge da ottobre fino a maggio, bene o male, con la realizzazione di uno spettacolo che viene portato a diversi concorsi. In particolare, ultimamente c'è il concorso di inventari superiori. Ci sono incontri settimanali di 2 ore e mezza, dalle 2 alle 4 e mezza, una volta a settimana. E appunto in questo periodo si apprendono, se siete nuovi, un po' le basi e si procede al montaggio dell'opera che viene deciso che si va a rappresentare. Ecco. Il laboratorio è coordinato dalla professoressa Cerretti ed è diretto, diciamo, da Manuel Renga, che è un regista diplomato alla Scuola Paolo Grassi di Milano. E ecco, niente, che dire, in questi anni abbiamo vinto numerosi premi. Non per vantaggio. E ecco. Beh, un'altra cosa che posso aggiungere è una iniziativa per conoscere molte persone del nostro liceo in un contesto diverso da quello prettamente scolastico in cui viviamo. E è un'iniziativa che personalmente trovo divertentissima, nonostante venite numerose e numerosi, nonostante richieda comunque un certo impegno pratico, perché come qualsiasi altra attività lo richiede, in sostanza. Ecco, adesso torniamo ai fatti, lascio la parola al mio compare qui che ci presenterà un monologo da Misura per misura, il monologo di Angelo. Misura per misura, una commedia di Shakespeare tra le meno conosciute. Godetevi il monologo. Non dobbiamo far della legge uno spauracchio messo lì a spaventare gli uccelli, che inalterato con l'abitudine diventi il loro trespolo senza più incutere timore. Una cosa è esser tentato, un'altra cadere. Non nego
che una giuria chiamata a giudicare un carcerato possa avere uno o due ladri fra i giurati più colpevoli del processato. La giustizia colpisce solo ciò che si manifesta alla giustizia. Le leggi non badano che ladri condannino altri ladri. È evidente che un gioiello trovato ci chiniamo a raccoglierlo perché lo vediamo, ma a quello che non si vede ci passiamo sopra senza accorgercene. Non potete sminuire il suo delitto solo perché anch'io potrei averlo condiviso. Piuttosto, se anch'io che lo condanno ne commetto, la mia sia ugualmente una condanna a morte senza attenuante alcuno. Ma egli deve morire. Provvedete che Claudio sia giustiziato domattina alle 9. Portategli il suo confessore e che sia ben preparato, perché è alla fine del suo pellegrinaggio. Adesso io a mia volta cedo la parola a Davide, che presenterà un monologo di Shylock tratto dall'opera di Shakespeare Il Mercante di Venezia. Un applauso. Ecco per me un altro cattivo affare, un fallito, uno scialacquatore, uno che adesso osa appena mostrare la faccia a rialto. Un buffone che era solito andare in giro per la piazza del mercato tutto agghindato, beh. Pensi al suo contratto. Era solito chiamarmi cane? Pensi al suo contratto. Era solito prestare denaro solo per cristiana carità, Antonio. Che bravo, Antonio! Pensi al suo contratto. Oh. Ma poi mi hanno chiesto, in fondo, se Antonio non potrà ripagarti, tu non vorrai prenderti la sua carne come da penale. In fondo a che ti servirebbe? Ah, a che mi servirebbe? A farne esca per pesci. Se non potrà alimentare altro, almeno alimenterà la mia vendetta. Mi ha maltrattato e defraudato di 500.000. Ha gioito delle mie perdite, si è burlato dei miei guadagni, ha insultato il mio popolo, osteggiato i miei affari, raffreddato i miei amici e riscaldato i miei nemici. E per quale ragione? Ah? Perché sono ebreo. Ma non ha occhi un ebreo, non ha mani un ebreo, organi, consistenza, sensi, affetti, passioni, non è nutrito dagli stessi cibi. Non è ferito dalle stesse armi, colpito dalle stesse malattie, curato dagli stessi rimedi, riscaldato e agghiacciato dallo stesso inverno e dalla stessa estate di un cristiano. Se ci pungete, noi non perdiamo sangue. Se ci fate insolenti con noi, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci oltraggiate, noi non ci vendichiamo. Se siamo simili a voi in tutto il resto, perché non esserlo anche in questo? Se un ebreo fa torto a un cristiano, a che cosa si riduce la vostra carità? Ebbene, alla vendetta. Quindi se un cristiano fa torto a un ebreo, che esempio mi date voi? Solo vendetta. Bene, quindi io metterò in pratica la malvagità che voi mi insegnate e non sarà difficile che io vada ben oltre i vostri insegnamenti.